Giunge alla 14ª edizione il premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, organizzata dall'associazione Teramo Nostra. Quest'anno i riconoscimenti vanno a Daniele Cipri per la miglior fotografia italiana per il film Vincere di Marco Bellocchio, miglior fotografia straniera a Hoyte van Hoytema per il film Lasciami entrare di Thomas Alfredson, premio alla memoria ad Henri Alcan, premio alla carriera per Alfio Contini. A Giovanni Camallini per Malaria di Paolo Bianchini e Enzo Carpineta per Parada di Marco Pontecorvo, i due premi speciali rispettivamente per la Fiction TV e la miglior opera prima. La cerimonia di consegna è fissata per sabato 14 novembre alle ore 17 al Cinema Teatro Comunale di Teramo, a chiusura delle 2 settimane della Kermesse che partirà il 1º novembre ed avrà alcuni appuntamenti peculiari. Presentiamo anche parecchi documentari, la presentazione del libro sul terremoto, che è già stata presentata all'Aquila, e ci sarà anche una piccola raccolta fondi per chi abbiamo anche il piacere il venerdì 13 di avere con noi Walter Veltroni, che presenterà il libro Noi, perché questa esperienza. Intanto lui ha fatto la prefazione del primo dizionario, del primo volume del Dizionario Mondiale dei Direttori di Fotografia, e dopo nella telefonata che mi ha fatto ha sottolineato la sua conoscenza da bambino sul set della ragazza di Bub di Gianni Di Venanzo. Presidente di giuria del premio, il giornalista e cineasta Stefano Masi, autore del Dizionario Mondiale dei Direttori della Fotografia. È un ripercorrere longitudinalmente e in profondità e attraverso il tempo tutta la storia del cinema, però raccontandola attraverso gli occhi, attraverso il lavoro di questi tecnici, fra virgolette, che poi in realtà sono degli artisti, che hanno dato un contributo così importante alla storia del cinema.